Mi chiamo Michele Canova, sono un 3D artist perché per convenzione ci si chiama così nell'ambiente. Sono davvero onorato di essere stato invitato, tra l'altro in una conferenza dove si è parlato di pulizia del mare tramite progetti. L'ho sparata grossa, ma Oh, comunque era un bel restiamo là. gancio. E vi volevo un po' raccontare insomma di quello che sta succedendo nell'ambito della grafica 3D, del software open source dopo tanti anni dalla prima volta che abbiamo sentito parlare di free software. Diciamo che io sono 5 anni alla fine che sto usando del software libero su sistemi operativi open source, uso Mind e sono stato molto affascinato fin da subito, anche un po' spinto da amici che già lavoravano da tanti anni su sistemi operativi free. E questi due concetti, il concetto della libertà, vabbè, in senso assoluto è molto ispirante tutti i giorni che usi questi software. Ma nell'ambito del software diciamo che la libertà è all'interno dei concetti di possibilità di accedere al codice sorgente di un programma e quindi di usarlo liberamente, modificarlo e riproporlo, magari migliorato, e quindi è proprio un ciclo dello sviluppo del software molto diverso da quello a cui ero abituato prima, diciamo. Cito anche il termine open source per chi ne fosse nuovo, ma forse qua siamo abbastanza tutti amici. Che open source è, diciamo che è stato una specie di camouflage, l'ho definito, un nuovo modo di definire il concetto del free software, no? Per venderlo un po', per renderlo un po' più fruibile, diciamo, da parte del mondo un po' Più comprensibile forse più dal comprensibile. mondo dell'impresa, dal mondo business, diciamo. Esatto. Tutto è cominciato, come magari sapete, da Stallman e Linus che hanno creato il primo sistema libero che si chiama appunto New Linux, che sto utilizzando tuttora. Questo qui, diciamo, riassunto è il ciclo che sta dietro a tutto quello che è software e sistema operativo. C'è il creatore del codice, correggimi dove sbaglio perché io sono anch'io un po' neofita comunque, cioè, 5 anni non sono tantissimi. Quindi poi arrivano gli utilizzatori che sono quelli che possono liberamente, perché free vuol dire anche gratuito, molto spesso troviamo codice open source gratuito. Lo si può utilizzare quindi, si possono fare donazioni con delle aggiunte, delle funzionalità aggiuntive. Questo è il E tema che tutto. toccheremo dopo, scusa se Sì, interrompo, con infatti. Matteo Boscolo nel pomeriggio. Sarà interessante capire il cambio di paradigma, specialmente come dicevo prima, nel nostro vecchio continente, con la nostra cultura, a una verticalizzazione a subire, cioè prendo qualcosa che dovrebbe funzionare e subisco la sua strategia, l'azienda che ci sta dietro e la sua politica di vendita, di aggiornamenti, di prezzi, eccetera, eccetera. Quindi non ho una possibilità di incidere su dove quel software andrà a parare, mi serve qualcosa, provo a chiederlo, però se sono uno magari su 1.000 clienti probabilmente non verrò ascoltato. O dice che dello strumento open è legato a un cambio culturale da parte dell'impresa o del professionista che dovrebbe iniziare a ragionare come un partner del prodotto e potrebbe mettere tante aziende addirittura mettono dei propri sviluppatori in serve. Quindi io do, che ne so, 5 su 100 e incido per quello che mi serve e il resto lo fanno gli altri. È un concetto qua di open innovation sostanzialmente. Non posso permettermi di sostenere 100, però io con il mio 5 alimento una piattaforma che evolve esponenzialmente. Sì, diciamo che tutto era nato da un sistema operativo
È nato da un sistema operativo e poi, dopo il sistema operativo, lo stesso funzionamento è avvenuto per i programmi software, che erano probabilmente i primi sono stati software utility. Adesso io non so, non c'ero, ho letto un po' qualcosa, ma programmi per l'ufficio. Poi si è arrivati ai programmi della grafica, per la grafica, che credo siano stati gli ultimi, insomma, in ogni caso, 5 anni fa. Scommettere su Blender era ancora abbastanza un rischio, cioè, nel senso che venendo dai software proprietari, cioè, si sentiva che c'era un grande fermento, però diciamo che non è stato facile, diciamo, il passaggio, la contaminazione e uscire dalla comfort zone. Prima di parlare di Blender, vi volevo, giusto per parametro, raccontarvi un po' da dove vengo, cosa ho fatto. L'Accademia di Belle Arti, e poi ho cominciato con i rendering interni, e quindi ho fatto per un sacco di anni, ho studiato il rendering, diciamo, la luce, illuminazione, materiali, shader applicati all'architettura, praticamente rendering interni, design, queste cose qua. E intorno al 2013 ho partecipato a un contest su un sito 3D.com che ho vinto, e quindi da lì ho detto: ma sì, proviamo. E ho cominciato che sono passato a Blender, e siccome ho trovato una quantità di strumenti incredibili, possibilità infinite, cioè è più difficile stare dietro a tutto quello che si può fare che riuscire proprio materialmente a farlo. Sono passato a Blender e adesso mi occupo di grafica 3D, faccio ancora rendering di interni, lo uso per fare illustrazioni, animazioni, spot, quando capita, immagini, still per la comunicazione. Mi diverto perché è proprio bello tutto l'ambiente, non ci si sente mai soli, non so come dire, usando software open, e poi vi spiego anche perché. Quindi veniamo a Blender. Blender, come vi dicevo, è anche lui all'interno di questo ciclo dello sviluppo che sta dietro a molte progetti open, diciamo. In particolare Blender funziona in questo modo. Lo sviluppatore ufficiale è, diciamo, il papà di Blender, Toon Rosendahl, in Olanda, che adesso gestisce la Blender Foundation, che si occupa dello sviluppo ufficiale, diciamo, di Blender. Andando sul sito si trova la mission. Sono io. Mi sono divertito a farlo un po' cinematografico. E Adesso voglio vederlo al cinema comunque. non sto tenendo conto del tempo, vi volevo No, far vai tranquillo. vedere l'ultima demo ufficiale invece di Blender, da YouTube, diciamo, non è YouTube. Abbiamo ancora 20 minuti abbondanti. Clicca.
e questo era il 2016. Perché nel 2017 non ho trovato una reel. Aspetta, scusa. No, c'è già. Ecco, fai tu. Non so se anche voi avete percepito questa cosa sentendo Michele parlare, nel senso, lui ha approfondito dopo il fatto come funziona la comunità, cos'è l'open source. Cioè, prima ha preso il prodotto, funziona? Ok. E dopo vedo che figata che c'è dietro, no? Questa è una cosa interessantissima, cioè è una cosa, dicevo prima, non abbiamo l'approccio talebano, nel senso, se c'è una cosa che non va, dobbiamo dircelo. Quando siamo in ambiente di professionisti, un ambiente business, d'impresa, non possiamo dire ho il credo di usare l'open source e allora mi sacrifico, non va qualcosa, faccio il talebano. No, non lo puoi fare, cioè o lavori, se ti fermi la tua produzione, se il tuo processo si ferma da qualche parte o si rallenta, non va bene, bisogna risolvere. Allora questo è il discorso, prima il prodotto deve funzionare, deve fare il caso nostro, questo è il must. Dopodiché vediamo che figata c'è dietro e cosa posso farci con questo modello dell'open source. Ok? E quindi il discorso che dicevo, un possibile cambio di paradigma. Questo è fondamentale e mi pare che sia emerso, no? Anche da quello che sto per dire una cosa che calza a pennello. Cioè, Blender, quando ho cominciato a usarlo, che era appunto il 2013 così, era potente, era abbastanza... Cioè, dall'esterno dicevi ma calcola perfino le simulazioni fisiche, fa fumo, smoke, i particellari, era già un software di modellazione da un sacco di anni già strautilizzato. Vabbè, era appena stato introdotto Cycles, però insomma le premesse erano già tutte lì 5 anni fa. Cosa succede? Che mentre lo sto usando, tra l'altro, e mi sto divertendo a impararlo, perché comunque vabbè, io ho dovuto ristudiarmi un po' tutto all'inizio, perché il software è noto per essere un po' strutturato in modo diverso. Tanta gente dice ma cioè, è inutile, non riesco, cioè, non, è anti me Blender. Invece no, cioè, bisogna fare un po' di sforzo e poi dentro c'è tantissimo, cioè, molto di, cioè, io ho trovato molte più cose che dentro ad altri software ed è cresciuto, cioè si è moltiplicato proprio perché essendo open in giro per il mondo c'è gente che crea degli add-on che si installano tra l'altro alla velocità della luce, scarichi un file Python Alcuni, adesso non riesco magari a spiegarvi tecnicamente perché non so quanti 3D arti ci sono qua, ma ci sono delle cose paurose, tipo c'è un add-on per creare tessuti con le pieghe, c'è un add-on per creare librerie. guarda l'una perché dopo lei è fashion designer, dopo parlerà, no. Quindi ci sta guardando ce ne sono diversi, diciamo. Insomma, è pieno di estensioni esterne installabili che permettono di fare tutto quello che uno può, cioè più di quanto uno possa stare dietro con la sua fantasia. Un compilatore WebGL è incredibile, non ci stiamo in 40, ma non ci stiamo neanche in 2 ore a riassumerli tutti. Un'altra cosa che volevo trasmettervi sono le iniziative che stanno dietro a Blender. Per esempio 2 anni fa è un po' per gli sviluppatori, cioè diciamo la controparte, perché Blender è proprio un crocevia tra artisti e sviluppatori. Gli sviluppatori hanno partecipato alla Summer of Code di Google, quindi c'erano gli studenti guidati da degli insegnanti che hanno sviluppato parte del codice che stiamo usando oggi dentro Blender. E attualmente, perché stiamo aspettando la 2.8, adesso siamo alla 2.79 come versione, anche qua c'è un'iniziativa molto interessante dal punto di vista del software free open, che l'hanno chiamata CodeQuest.
forse la scheda successiva, si possono raccogliere i fondi con iniziative simpatiche tipo quella di acquistare, in questo caso qui una chiavetta USB, partecipare diciamo alla raccolta fondi per finanziare lo sviluppo della 2.8, accelerarla, perché in realtà è una questione di tempo, perché sul sito ufficiale di Blender si può leggere tutta la programmazione da qua a 2 anni, e quindi diciamo che si incentivano le persone, gli utilizzatori soprattutto, a donare, perché è gratuito, ok, però insomma bisogna restituire, oltre all'uso e alla divulgazione bisogna anche restituire a livello economico, perché, e quindi con queste iniziative qua tutto aiuta, insomma, e quindi sono arrivati a quasi al 2 giorni fa al 638 per 1000 della cifra che avevano, e dovrebbe arrivarmi settimana prossima la mia. Quindi siamo a Blender 2.8 in attesa della 2.8 che dovrebbe uscire la ufficiale quest'anno, cioè, ma non si sa quando bene, dipende appunto da come va lo sviluppo, i finanziamenti, queste cose qua. Ma sappiamo già cosa può contenere come innovazione la 2.8, e quindi una rivisitazione dell'interfaccia, un'interfaccia più veloce e intuitiva per quelli appunto che hanno difficoltà con non so, gli shortcut, o insomma difficoltà con l'interfaccia attuale, che storicamente non è piaciuta molto, insomma, e sempre per non essere talebani può essere migliorata, cioè a margini di miglioramento. Deve essere non migliorata, dai. Si deve, infatti, no? Certo. poi un tool che si chiama Grace Pencil, se si pronuncia così, che è proprio originale come concept di workflow di Blender. Gli sviluppatori e gli utilizzatori stanno sviluppando questo nuovo modo di disegnare in 2D in un ambiente 3D, quindi frame per frame la vecchia animazione, ma con tutte le agevolazioni del 3D, dell'accaricamento di azioni, quindi esplode la creatività e queste cose qua, cioè che siamo sul limite, non sappiamo quanti strumenti potranno uscire da qua, perché si è abituato a un... ho già visto dei cartoni animati 2D però realizzati dentro Blender, sì, ma con delle prospettive, con delle... sì, esatto. E la terza novità, la più attesa, è Eevee, che è un motore di render, diciamo OpenGL, che permette di avere una qualità fotorealistica dell'immagine all'interno della viewport e praticamente in real time. 5 anni fa, ma neanche 5 anni fa, all'inizio era una cosa impossibile, era il punto debole, diciamo, la resa dentro Blender era un punto debole. Hanno risposto, la risposta è stata ok, Eevee. Per farvi capire, attorno ai video, cosa intendo, questo è è l'attuale situazione in Blender quando vogliamo visualizzare, diciamo, l'ambiente 3D. Abbiamo a disposizione questo motore di render Cycles, che è un path tracer, che restituisce quest'anteprima in real time nella viewport, quindi c'è un è molto veloce, però comunque questo era Cycles, questo qui è Eevee. È una semplice duplicazione degli oggetti, tranne il divano che era un po' pesante, all'interno di Blender 2.8, e questo qui è con qualche ottimizzazione, fotorealismo real time, con un sacco di effetti da ottimizzare, profondità di campo, motion blur, bloom, tutto in real time.
Quindi anche la possibilità di creare dei video e delle immagini sul momento è una possibilità di controllo. Se mi posso permettere di farvi vedere, ho tempo, Sì, vai, se vai, no, seduto. tanto. Questo è Ivy, 10 alla sua massima potenza attuale che ho trovato su YouTube. Questo è per l'architettura, rendendo l'interno. Per dire che, non so, adesso senza città, ma sì, citando, Unity, e Unreal, diciamo che secondo me gli fischiano le orecchie quando vanno su. Non lo trovo mai. Ah no, l'avevi, scusa, l'avevi L'ho chiuso. chiuso. Ecco. 11, ecco. Quindi facciamo un passo in avanti ulteriore, questo qui era la 2.8 che uscirà appunto quest'estate. Cosa potrebbe comportare la 2.8 e quali potrebbero essere le prospettive di Blender nel prossimo futuro? Non è neanche in realtà una sorpresa perché andando sul sito ufficiale di Blender, come vi dicevo, essendo tutto alla luce del sole chiaro e a disposizione di tutti, c'è il programma da qui a 2019-20, non lo so, insomma il progetto. Il progetto è quindi quello di riscrivere un po' Blender. Blender già oggi, come vi dicevo, ha dentro un sacco di strumenti per il cloud, animazione, fluidi, fumo e queste cose qua. Ha dentro una cosa che non vi ho detto, dentro Blender c'è un motore, è un Blender Game Engine vero e proprio, cioè si possono fare i videogiochi con Blender, app, già oggi. Il problema è che il codice, da quello che ho capito, del Blender Game Engine è troppo separato da Blender. Beh, è rimasto, si è invecchiato, staccato. Il progetto è quello di integrare il Blender, riscriverlo un po', il Blender Game Engine, renderlo compatibile con il sistema di fisico e Eevee. Quindi la prospettiva è che presto, in un programma free open source di grafica 3D, per i grafici 3D gratuito, avremo la possibilità di avere quella qualità che vi ho fatto vedere, real time, interazione, interattività, quindi possibilità di fare configuratori, videogiochi, video in real time. Cioè, questo, insomma, è la roadmap e quello che ci aspetta nel futuro e che ci rende onorati di fare parte Di questa comunità. di questa comunità. Per approfondimenti, se siete interessati, i siti che offrono aggiornamenti e approfondimenti, blender.org è il sito ufficiale, Blender Nation è il sito dove quotidianamente si trovano news, poi anche motore di ricerca per gli add-on, estensioni, eccetera. Su Blender Artist diciamo che è un forum dove chiedere assistenza, dove ci si scambiano un sacco di informazioni, magari si propongono i lavori che si è fatto. E poi ci sono altri tre siti che, se volete cominciare, sono Blender Cookies, è stato il sito da quale ho cominciato. Ci sono tutorial di ogni complessità.
dal principiante che deve proprio capire l'interfaccia, è un sito a pagamento, ma comunque è molto onesto. E poi ci sono altri due siti che sono il Bender Market, dove si possono acquistare modelli, script, fa sempre parte di questa comunità. Alcune cose sono gratuite. E poi c'è una piattaforma cloud dove anche qua si possono scambiare informazioni, scaricare tutorial, scaricare materiale dagli ultimi open movie che sono stati creati con Blender, insomma. Bene. Siamo contenti. E qui lancio per iniziare con Blender, possiamo dare anche noi un contributo perché abbiamo in programma come associazione per i nostri soci, però voglio dire, la descrizione è veramente irrisoria, se volete, tacco marchetta subito. A settembre abbiamo in programma un corso di Blender proprio per i principianti da zero, con un bravissimo nostro professionista, socio dell'associazione, che è Stefano Branca, collega e designer anche lui, e quindi vorremmo dare questa possibilità appunto di, anche se ovviamente è un programma complesso, come hai detto, quindi non è semplice, ma è un programma ricco e complesso, non possiamo pretendere che una piattaforma del genere sia anche molto user friendly, no? Diciamo, quindi sicuramente bisogna avere la pazienza di questo piccolo saltino, di questa piccola fatica iniziale per poter accedere a funzionalità così potenti. Sì. Quindi da settembre potete, se volete, seguire i nostri canali social, il nostro sito, e vedrete quando partirà. Potete già iscrivervi se volete. Una cosa carina che hai citato, però non avevi spiegato bene, era il discorso degli open movie di Blender, della Blender Foundation, che organizza, diciamo, periodicamente. Allora, io non ho mai partecipato perché, diciamo, che prima volevo un attimo allenarmi. Non riesco a farli vedere, anche parla tu. Nel senso che sono all'inizio è stato dura diventare un po' presentabile, e quindi io non ho mai partecipato e in ogni caso non so la meccanica specifica, però ogni tanto escono appunto questi open movie che sono appunto il frutto della collaborazione di tantissimi 3D artist e sviluppatori che testano le potenzialità di Blender e le mettono proprio, fanno la prova su strada provando a tirare al massimo le potenzialità e proporle all'interno di un... sono cortometraggi, sono della durata di una ventina di minuti, e potete così constatare dove, qual è il livello, lo stato dell'arte all'interno. Questo è carino, cito questo perché la cosa carina è che è un film open source, quindi è un esercizio anche per mettersi alla prova come sviluppatori, come chi promuove, che la Blender Foundation fa, ed è bellissimo perché appunto è aperto alla collaborazione, anche i ragazzi italiani sono andati all'estero, ad esempio questo è un film di fantascienza con effetti speciali in cui sono proprio andati, non mi ricordo se era Praga, comunque una città europea, dove tutti sono andati là a fare la registrazione per la città, no? E hanno aggiunto poi gli effetti speciali per trasformare la città in una città del futuro. E la cosa carina è che il film è open source, quindi tutto quello che è stato prodotto, il materiale, tutto quello che è stato appreso è condiviso, è aperto. E io ad esempio appunto ho citato questo perché è possibile sostenere con l'acquisto del DVD, io l'ho comprato, e chi ha comprato il DVD prenotandolo praticamente nei titoli di coda c'è anche il mio nome, no? E quindi orgoglio, no? Per farlo vedere i miei film. No, è carinissimo comunque, perché pensate, quale azienda fa una roba del genere? Quale azienda fa una roba del genere? È bellissima la trasmissione della condivisione, no? Della conoscenza o dell'esperienza, è formativo, poi dici ok, è così che è cresciuto velocemente un software del genere, questa è la potenza della comunità, no? Cioè, è veramente strabiliante. Poi torniamo a non essere talebani, ci sono talebani in studio, perché io li ho insultati fino adesso, no. Dire, non essere talebani deve funzionare, però è una figata, perché questa dinamica permette l'evoluzione velocissima. No, ma credo che la sua forza sia appunto l'onestà di dire questa parte di Blender non funziona, diamoci un occhio come possiamo migliorarla, c'è uno famoso, perché è stato uno dei primi, un ragazzo si chiama Blender Guru, Andrew Price credo che si chiami,
che 4 anni fa aveva fatto un video su YouTube che, cioè, diceva tutte le cose che non andavano, che non gli piacevano di Blender, cioè, onestamente, lavoriamo perché qua non funziona, è un video pubblico su YouTube, è critico, però una critica costruttiva. Uno sviluppatore che è lì con l'orecchio e dice è vero, non funziona, magari ti fa un add-on che implementa quella parte di programma che non funziona tanto bene o che è un po' carente. E così nel 2018 abbiamo coperto tante cose che nel 2013 magari non c'erano. Sì, questo è interessante perché comunque diciamo, uno dei difetti di queste dinamiche è quello che, essendoci una comunità dietro che comunque va organizzata, va un attimino gestita, la risposta del sviluppatore quando è pronta una versione è pronto quando è pronto, nel senso quando ci arriviamo, ve lo diciamo. Però alcune di questi team, di queste fondazioni, di questi progetti hanno elaborato, ed è questo interessante anche per le aziende capire queste dinamiche e che competenze sono state messe a disposizione, hanno trovato un modello di business. Faccio l'esempio di Krita, che è uno dei software, diceva prima giustamente che un corrispettivo di Photoshop non c'è, bisogna essere onesti, però potrebbe diventarlo, questo potrebbe essere, diciamo, può ambire questo programma che si chiama Krita, che ad esempio nell'Università di Parigi appunto ha abbandonato Photoshop in favore di questo strumento. Da capire adesso non abbiamo i feedback, sarebbe interessante capire dopo un certo numero di anni. Questo strumento qua è interessante perché ha trovato un modello di business per cui lavorano a progetto. Ogni anno pubblicano quello che hanno intenzione di fare, di proporre o che sono le richieste della comunità su una piattaforma di crowdfunding, dicono: vi piace questo programma? Abbiamo bisogno di 15.000 euro. Ce li date? Andiamo avanti. Non ce li date? Andiamo a casa. Quindi è estremamente meritocratico e interessante come sviluppo. E il fatto che riescano ogni anno a centrare l'obiettivo dovrebbe insegnare come ce l'hanno fatta, come si sono mossi a livello di comunicazione, di marketing e comunque come stanno gestendo la comunità. Quindi abbiamo figure che le imprese non possono non tenere in considerazione. Community manager, dicevamo, uso, comunicazione usate sapientemente, strumenti sociali, piattaforme per raccogliere tutte i contributi. È una nuvola di caos. Chi prende quei contributi, seleziona quelli di valore e non, diciamo, sminuisce i contributi non di valore, ma cerca comunque di dare una gratificazione a chi si è impegnato, non è una cosa da poco. Se un'azienda osserva queste dinamiche e cerca di farle sue, ha fatto un lavorone. Ok? Aggiungere qualcosa? No, devo aggiungere che Ti interessa? no, 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 lo Lo stai uso, provando? cioè, no, Ah, ok. no, lo uso praticamente 3 giorni a settimana. Dai, prova del 9. Com'è rispetto a Photoshop? No, allora è molto simile, nel senso cioè il workflow è molto simile, è proprio fatto per però, cioè mi sembra che sia leggermente rivolto a chi fa concept art, Illustrazione? Ok. sì. È un po' lento, cioè nel senso è meno reattivo, non è abbastanza reattivo delle volte, però io lo uso, diciamo, usavo Photoshop per altre cose, cioè, nel senso che per quello che deve fare. Prossimo anno ti invitiamo su No, 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 Krita, così non so, vediamo no, su l'evoluzione. Krita, no, lo uso solo così, Ok. per sopravvivenza, in assenza di Photoshop. Bene, allora abbiamo riempito il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione. Grazie. Grazie.